Ci troviamo qua, in mezzo alla giungla, lontani più di 40 km dal mare, per fare un'immersione nel cenote Sapote. Perché si chiama sapote? Si chiama sapote perché in questa zona ci sono molte piante di sapote e i Maya vengono qua per tagliare la corteccia ed estrarre il cicle. Perché vale la pena arrivare così lontano per fare un'immersione in un cenote? Perché in questo cenote non troviamo le solite stalattiti e stalagmiti, ma troviamo una conformazione molto particolare, fatta a forma di campane. Queste si trovano tra l'acqua dolce e l'acqua salata, in modo tale che si crea uno spettacolo che noi chiamiamo le campane dell'inferno. Nel cenote Sapote, che è stato scoperto poco tempo fa da uno speleologo subacqueo di nome Vicente Fito, ci sono delle formazioni, degli speleotema, molto, molto speciali, che sembrano indicare che la loro origine, a differenza di tutti gli speleotema esistenti, sia organica. Questo perché sembrano associati alla presenza di un liquido, chiamato acido solfidrico, che viene generato dalla materia in decomposizione. Inoltre, presentano un modello molto singolare che sembra essere relazionato alla presenza di un batterio che si alimenta di acido solfidrico e forma queste strutture legandosi ai minerali presenti nell'acqua. Quindi possiamo definire queste formazioni di natura organica e possono essere associati a batteri che un tempo hanno vissuto nel nostro pianeta e hanno creato queste forme chiamate stromatoliti. Aquí tenemos una
Qui abbiamo un campione raccolto nel cenote Sapote. È una delle campane che abbiamo preso a 30 metri. Possiamo vedere immediatamente che la struttura non obbedisce alla struttura tipica di una stalattite che si forma per gocciolamento, goccia dopo goccia, lasciando una cappa che darà origine alla tipica forma conica. Questa è completamente diversa. La base è più sottile, per poi allargarsi, prendendo la forma di una campana, che non corrisponde alla legge del gocciolamento. Questo mi fa pensare che stia crescendo in un ambiente sommerso. Come si svolgerà la nostra immersione? Scenderemo da questa scala e ci butteremo in acqua con tutta l'attrezzatura. Proprio qua c'è un cilindro di 5 metri di diametro che scende fino alla profondità di 22 metri. Qua si apre una camera molto grande, che presenta un diametro di più di 30 metri. È proprio qua che si trovano queste formazioni a campana, che scendono dall'alto del tetto e in tutta la parte. Arrivando alla profondità di 32 metri, c'è una cappa di zolfo e sotto questa c'è acqua salata, acqua che arriva dal mare fino a qua. Tutti gli speleotema hanno bisogno di un ambiente asciutto per formarsi, per crescere, per il meccanismo della costruzione. Ogni goccia deposita una cappa di materiale e in questo modo si formano le strutture. Tutti i cenotes che attualmente vediamo pieni di acqua sono, per certi versi, morti. Non possono più crescere. Il cenote Sapote e i suoi speleotema, invece, ci fanno pensare che questo cenote sia vivo, che queste sue formazioni stiano ancora crescendo in un ambiente completamente sommerso.